Ringraziamo il dottor Bernardi che ha focalizzato diverse problematiche della embrioriduzione. Ha focalizzato tantissimi punti, tra cui non ha parlato chiaramente delle problematiche psichiatriche, perché ci saranno dopo, che sono molto importanti in questa sua relazione, ma abbiamo qui un grandissimo esperto che è il professor Fagioli, qui presente, che ringraziamo tutti quanti perché è qui con noi, che faremo intervenire, perché problematiche psichiatriche sono molto importanti, soprattutto in questi casi, non solo nell'aborto tradizionale, ma anche nelle embrioriduzioni selettive. Poi l'ultimo, sono pronte le diapositive, sì, della dottoressa Gatti, giusto? Sì. Che parlerà alle basi scientifiche di un limite 22 o 24 settimane per l'interruzione nel secondo trimestre. Prego. Il termine vitalità, nell'accezione medica attuale, deriva. Bene? Il termine vitalità nell'accezione medica attuale deriva da William Ballantyne, che nei primi del Novecento dette una definizione molto accurata del termine viability, che tradotto in italiano è vitalità. Il prematuro si considera viabile o vitale quando ha la capacità di sopravvivenza fuori dall'utero. Quindi, significato letterale vitalità, attuabilità dell'autosufficienza, ma in maniera più profonda, più che nascere vivi, abbraccia anche il concetto di ragionevole periodo di sopravvivenza e di vita piena di significato. I pediatri neonatologi sono concordi nel comprendere nel concetto di viability la capacità del neonato di reagire allo stimolo esterno. Abbraccia il concetto sia il limite biologico della sopravvivenza legata all'immaturità fetale che al criterio epidemiologico che scaturisce dall'analisi dei dati presenti in letteratura. Prendiamo in esame il limite biologico e quindi l'immaturità neurologica. Noi sappiamo che il sistema nervoso compare all'inizio della terza settimana come spessimento del foglietto ectodermico, la placca neurale. Questa poi, da questa prende origine poi il tubo neurale e compaiono lungo il tubo neurale delle cellule della cresta neurale che poi migrano a formare i gangli sensitivi delle radici dorsali, dei nervi spinali. Le divisioni di base del cervello adulto iniziano a partire dalla sesta settimana di gestazione. Tutti i neuroni che popolano la corteccia originano dalla zona periventricolare attraverso processi di moltiplicazione, migrazione e di differenziazione cellulare. La migrazione avviene secondo ondate ritmiche a partire dall'ottava settimana di gestazione con un picco verso la 24esima settimana. La cute origina dallo stesso foglietto ectodermico da cui originano tutte le strutture del sistema nervoso. I recettori cutanei appaiono molto precocemente intorno all'ottava settimana, allungano i loro assoni verso gangli paraventricolari e da qui risalgono i cordoni midollari per raggiungere il talamo intorno alla 18esima-20esima settimana. I movimenti embrionali e fetali sono schemi motori automatici, self-generated, e prendono origine dal midollo spinale con controllo del tronco encefalico. Raggiungono la massima espressione intorno alla 15esima settimana di gestazione, per poi ridursi. La fonte del movimento è endogena, mentre la risultante stimolazione tattile del liquido amniotico è classificata come esogena. Questi movimenti hanno la funzione di stimolare i recettori cutanei e si guidano la formazione delle connessioni dalla periferia verso i centri spinali in maniera geneticamente determinata. Le successive connessioni verso i centri superiori dipendono esclusivamente dalla stimolazione dei recettori cutanei. La carenza di liquido amniotico porta ad una riduzione dei movimenti fetali e della stimolazione dei recettori con gravi carenze strutturali cerebrali. Le risposte dei recettori allo stimolo sono nel feto di tipo on-off e non c'è discriminazione in termini di qualità dello stimolo per tutta la gravidanza.
È ormai comunemente accettato che nel feto la maturazione cerebrale dipende da una regolazione genetica e da un ambiente intrauterino che fornisce una stimolazione ottimale per lo sviluppo. I meccanorecettori cutanei, infatti, sono a bassa soglia. Fuori dall'utero, in caso di nascita prematura, la maturazione genetica progredisce normalmente, mentre la stimolazione esogena non è ottimale, data la varietà e l'intensità degli input ambientali. A partire dalla 23-24esima settimana di gestazione, le connessioni talamiche raggiungono la zona subplate. Si tratta di una struttura ad alta densità sinaptica, destinata a scomparire rapidamente al raggiungimento dell'età termine, alla funzione di sviluppo ed organizzazione della corteccia e di guidare le connessioni talamo-corticali. È essenziale per la connessione fra i centri superiori e la periferia. La comparsa della subplate corrisponde alla possibilità di sopravvivenza del feto fuori dall'utero materno. Studi in cui veniva bloccata la formazione della subplate hanno mostrato che l'assenza di questa struttura era incompatibile con la sopravvivenza. Le prime connessioni talamo-corticale compaiono a 23-24 settimane, poi raggiungono la subplate, poi gli strati più profondi della corteccia per partire poi dalla 28esima settimana e raggiungere gli strati più superficiali, compreso la lamina 4. La comparsa della subplate coincide con la comparsa di un'attività elettrica endogena cerebrale registrabile. E qui la comunità neurobiologica fino a qualche tempo fa aveva perso completamente interessi per questi studi elettroencefalografici in quanto davano soltanto delle notizie di tipo fenomenologico. Ora attualmente sono stati fatti degli esperimenti ex vivo e in vivo sugli animali e sugli embrioni e su anche biopsie prelevate per scopi terapeutici e hanno dimostrato e sono state individuate le basi molecolari dell'elettroencefalogramma. Per cui si è stabilito che il segnale dei neuroni immaturi è completamente diverso dai segnali dei neuroni immaturi e questo è dovuto alla diversità di funzione dei neurotrasmettitori. Quindi Van Atalo nel 2005-2006 ha sperimentato una nuova tecnica elettroencefalografica dove è stato possibile registrare questa attività elettrica transitoria spontanea denominata SATS, cioè Slow Activity Transient. Le SAT sono la registrazione elettroencefalografica dei potenziali scaricati da neuroni della subplate e da neuroni corticali. Le SAT compaiono appunto a 23-24 settimane, quando cioè compare la subplate e vi è la possibilità di sopravvivenza autonoma del feto. Le SAT sono espressione dell'attività cerebrale matura, spontanea ed endogena e si basano su una self-organizzazione e se compaiono prima nella corteccia visiva e somatosensoriale. Con il trascorrere delle settimane in utero, le SAT si propagano per tutto il cervello. Diversi studi hanno dimostrato che stimolazioni esterne sul feto in utero provocano una risposta di tipo endogeno che si traduce in termini elettroencefalografici in una SAT. Nel feto non vi sono differenze quindi tra ciò che è endogeno e ciò che è evocato in termini di risposta elettrica, a confermare come gli stimoli non siano finalizzati alla trasmissione di informazioni, bensì alla strutturazione e all'organizzazione delle connessioni talamo, subplate corticali e cortico-corticali. Durante l'ultimo trimestre i recettori cutanei non sono ancora abbastanza maturi da consentire una discriminazione qualitativa dello stimolo. Questa risposta di tipo immaturo sembra essere cruciale per guidare l'organizzazione somatotopica del midollo spinale e del cervello. Questo è vero anche per gli organi di senso. In utero è possibile registrare un'attività spontanea delle cellule ganglionari retiniche, che ha la funzione di connettere la retina con il corpo geniculato, la corteccia, e di strutturare la topografia delle colonne corticali visive. Studi in utero hanno mostrato che se l'attività spontanea neuronale delle cellule ganglionari retiniche viene bloccata, non può avvenire la strutturazione delle colonne corticali. A 24 settimane la retina e le connessioni con la corteccia occipitale sono strutturalmente presenti. La maturazione e la strutturazione delle connessioni avviene e si mantiene grazie all'attività endogena.
Per quanto riguarda il sistema somatosensoriale, la sua strutturazione necessita, oltre che dell'attività endogena, anche di stimoli esogeni, che sono ottenuti dal contatto della cute con il liquido amniotico, conseguenza dei movimenti embriofetali generati da circuiti midollari. La reattività agli stimoli sensoriali è un aspetto fondamentale della vitalità del neonato, prematuro e a termine. Con la nascita avviene un rapido switch da un'attività sensoriale endogena ad una stimolo dipendente, legata ad una diversa funzione dei neurotrasmettitori. Il più importante fra questi è il GABA, che modifica la sua funzione sotto lo stimolo luminoso retinico al momento della nascita con un effetto a cascata. Questo switch determina notevoli cambiamenti nel tracciato elettroencefalografico. Nel prematuro, dalla 24esima settimana, con la nascita, pur mantenendosi un'attività di tipo SATS, che è utile per il completarsi della maturazione cerebrale, compare all'elettroencefalogramma un'attività oscillatoria stimolo dipendente. A 24 settimane la presenza di connessioni fra organi di senso e corteccia rende possibile una risposta unitaria di tutto l'organismo ad uno stimolo. Allora, parlerò dell'immaturità polmonare in maniera molto, molto veloce, anche perché noi abbiamo dei limiti che sono quelli delle 22-23 settimane per quanto riguarda il polmone. E noi riusciamo con il surfattant a superare questo limite, nel senso che riusciamo a far sopravvivere i bambini anche per molte ore a 22 settimane, ma poi quello che succede è che questi bambini non hanno la capacità di reagire all'ambiente esterno e quindi non li perdiamo per una scarsa ossigenazione, ma li perdiamo per una loro scarsa reattività. Prenderò in esame ora la parte epidemiologica. Negli ultimi abbiamo visto, cioè in una review del 2005, si vede che negli anni 60 sopravvivevano il 50% dei neonati nati alla 30ª-31ª settimana, mentre negli ultimi 10 anni sopravvive il 50% dei nati a 23-24 settimane. Ma la sopravvivenza migliorata non ha migliorato le sequele neurologiche. In un'altra review del 2001, noi vediamo in un Euronic Study, vediamo che conclude che la sopravvivenza sotto le 23esima settimana e sotto i 500 grammi di peso senza reliquati è inesistente. E un altro lavoro eseguito in Norvegia su 46 prematuri nati al di sotto delle 23esima settimana, nessuno è sopravvissuto alla terapia intensiva. L'Epicure Study, che è uno studio molto importante eseguito in Inghilterra e in Irlanda, su 241 prematuri nati al di sotto della 25esima settimana, mostra che su 138 neonati rianimati in sala parto con età gestazionale inferiore alla 23esima settimana, solo due bambini sono sopravvissuti e con gravi handicap. E qui la statistica. Quello che noi vediamo è che in questi bambini poi nel follow-up a lungo termine vi sono gravi disabilità neurologiche di tipo cognitivo. I dati, un'altra review del 2008 di Seri mostra che, conclude che i nati sotto le 23 settimane e con peso inferiore a 500 grammi sono troppo immaturi per sopravvivere con le moderne tecnologie e quindi è consigliabile usare le cure palliative. I nati sopra le 25 settimane e con peso maggiore di 600 grammi hanno invece una sopravvivenza del 70% e più del 50% dei casi sopravvivono senza severe disabilità. Uno studio importante di Fanaroff in America del 2007 mostra che c'è intervistato i neonatologi americani e solo il 4% rianima sotto le 23 settimane e sotto 500 grammi. Dice che c'è una zona grigia tra le 23 e le 24 settimane più 6 e fra un peso compreso fra 500 e 599 grammi. In questi pazienti infatti è difficile predire sopravvivenza e morbidità.
In Francia, come tutti sappiamo, c'è una zona grigia tra la 24esima e la 25esima settimana, dove le cure rianimatorie vengono proseguite solo se non ci sono dei fattori di rischio importanti e dopo aver consultato i genitori. Si interviene sopra la 25esima settimana. Sotto la 24esima settimana vengono offerte solo cure palliative. In Italia l'attuale legislazione prevede che a 22 settimane più 6 vengono offerte cure palliative, a 23 più 6 quando sussistono condizioni di vitalità il neonatologo interviene con cure intensive, a 24 più 6 il trattamento intensivo è sempre indicato e questo ugualmente a 25 settimane. Grazie per l'attenzione. Grazie dottoressa Gatti. Invito a parlare Marco Cannavici, psichiatra, docente di scienze forense, Università Tor Vergata di Roma. Dovrebbe essere la presentazione di una ipotesi di ricorso alla Corte Costituzionale e la tavola rotonda. Io non so se mi dite voi che cosa, se vogliamo continuare la discussione o andare oltre, perché molti della tavola rotonda devono partire. Devo fare un saluto dal professor Massimo Fagioli, che è qui presente. Dove è finito? No. Professor Fagioli. No. Giusto, visto che abbiamo a disposizione. Allora, vabbè, allora iniziamo la tavola rotonda e invitiamo Lisa Canitano, presidente associazione Eccola, aspetta, Vita c'è di professor Fagioli, giusto un saluto. Prego professor Fagioli. Sul podio su però mi trovo un po' in imbarazzo. Silenzio per favore. Che è che non va? Silenzio per favore. Cos'è che non va? No, prego. Va bene tutto. Sono stato preso di sorpresa. Non mi aspettavo. Io ero venuto a sentire la collega Gatti. Perché il lavoro della collega Gatti e di tutti gli altri neonatologi, eccetera, e anche ostetrici, si lega, per non dire è la base di tutta un'elaborazione teorica sulla formazione della vita umana. E qui io credo che sia assolutamente necessario che sia breve, velocissimo, rapido, eccetera. Mi riferisco al collega psichiatra e accanto al collega questa frase terribile di Viale, per me assolutamente terribile, cioè nel collega psichiatra si parla sempre di bambino, non si parla mai di feto, mentre è assolutamente necessario per fare anche ricerca psichiatrica prima di fare assistenza psichiatrica, perché sono perfettamente d'accordo con lui che dice non ci penso nemmeno, perché le donne che decidono più o meno tristemente o per propria libertà di abortire non hanno niente a che vedere con la malattia mentale, sia chiaro questo. Quindi soltanto in qualche caso, l'occasione che c'è una che evidentemente è una malata, allora vada bene per lo psichiatra. Ma lo psichiatra in primo luogo, prima di fare tutte quelle belle cose che ci ha raccontato, dovrebbe cominciare a dire, ma so che con questo si scontra con una cultura molto dominante e anche secolare, per non dire millenaria. Il feto non è un bambino. Certo. E la signora Gatti ci ha chiaramente confermato quello che sto dicendo da 55 anni, che a un certo momento della gravidanza comincia non la vita, ma la possibilità di vita. Nella frase, in queste poche parole, c'è
che la possibilità di vita dice categoricamente che la vita non c'è, perché è solo una possibilità. E questa possibilità di vita e non vita sta in tutta la cultura, quella che sarebbe la più liberale, sarebbe quella che non pensa che la vita umana, addirittura l'individuo, la persona, cui bisognerebbe preparare cena, pranzo e colazione, è lo zigote. Cioè l'inizio è, e no, non è l'inizio, quello è un fatto biologico puro e semplice. E questo fatto biologico di formazione, eccetera, dura fino a 24 settimane. Dopo comincia una possibilità che poi però fate voi, no, cioè gli ostetrici, di farlo vivere, perché adesso con la macchina si può fare tante cose, ma non è una possibilità di vita. Quindi forse adesso non voglio discutere, perché non mi interessa tanto se siano 23 o 27. A me interessa che a un certo momento la cosa cambia, cioè compare questa possibilità di vita, che poi, ecco, l'alleanza o lo scontro con i biologi, con gli ostetrici, è che basta che ci sia la formazione, eh? La formazione di tutte le connessioni che ci hai ben raccontato tra retina, non retina, e lobo occipitale e corteccia, questa strana zona di cui ci hai parlato che poi scompare alla nascita. La possibilità di vita è legata a quello, indubbiamente, perché parliamo ed è la base di una realtà biologica che non si può negare. La vita umana è anche realtà biologica. Però la vita umana è realtà biologica, ma non è che la realtà biologica è vita umana. Bisogna mettere a posto queste cose qui. Dobbiamo pensare che anche se si forma la retina, si può dare il caso che possibilità di vita non ci sia. E questo tante volte viene confermato dai neonatologi, perché ci dovresti raccontare come ti spieghi le morti precoci senza nessuna lesione organica, le morti in culla. Perché fate sempre questa strana app car eccetera in cui misurate e date la definizione di vitalità. E allora io mi chiedo, è legato questa possibilità di vita alla vitalità? E se non c'è la vitalità, c'è la possibilità di vita? Ecco, e poi così cerca siamo arrivati a completare questa parola di vitalità di cui ci hai detto magnificamente, in capacità di reagire. Se non c'è la capacità di reagire, non c'è la vita. E poi adesso, confermato dai biologi anche nell'ultimo anno, dall'anno scorso, non di più, c'è una cosa che, ecco, urta contro una storia millenaria. Da sempre la vita non comincia con il respiro. La vita comincia con la stimolazione della luce, del fotone, sulla retina. E lì si mette in moto tutta una serie, un primo meccanismo che poi ne scatena tanti altri, per cui dopo, stranamente, dopo che il bambino, come si dice popolarmente, viene alla luce, sembra che non viva, ma come è nato morto? E 15-20 secondi sono tanti, signori miei. E allora come ce la spieghiamo? Ma non sarà che questi poveri psichiatri debbano considerare che lì succede qualcosa di biologicamente invisibile? Però inizia qualche cosa che significa il rapporto col mondo, che prima non c'è. E di fronte al rapporto col mondo, aria, vento, luce, eccetera, ci deve essere una reazione di, chiamiamola pure se vogliamo, di difesa, io direi di rifiuto, e poi dobbiamo cercare il motivo e quando questo rifiuto comincia. E probabilmente possiamo arrivare, e noi ci siamo arrivati, alle 24 settimane con la possibilità di vita, compare nella una modificazione della realtà biologica. C'è una realtà che prima non c'è, che si, l'unica parola che trovo, che è la capacità di reagire agli stimoli.
perché lì gli stimoli, come l'ha chiamato, il contatto della pelle del feto con il liquido amniotico, quello è un fatto neurologico, semplicemente neurologico, non è un fatto mentale, però diventa fatto mentale soltanto quando alla nascita compare questa che bisogna dedurre sia una pulsione, cioè una forza che porta l'organismo umano a rapportarsi alla natura e agli altri esseri umani in un certo modo che non è lo stesso dell'animale, che si comporta in maniera assolutamente diversa sia nei riguardi della natura e sia nei riguardi degli altri animali. Grazie professore. Grazie. Allora, chiamiamo la dottoressa Gattone che darà Lisa Canitano, Marilisa D'Amico, docente di diritto costituzionale Università di Milano, Gian Grazzi, responsabile politiche pari opportunità UIL Lazio, Bella, coordinamento donne CGL Roma e Lazio. Inizia questa tavola rotonda, tempo fa ci eravamo incontrate in poche persone, avevamo già cominciato ad analizzare quali erano le grosse problematiche e avevamo visto che l'obiezione di coscienza era un grosso problema, avevamo cercato di capire che cosa potevamo fare e